Grazie ad Anna Falcone. Credo che dobbiamo in qualche modo trovare non dico delle conclusioni, ma insomma fare delle osservazioni che poi ci consentano di continuare a pensare, a riflettere, a organizzarci. Devo dire che mi hanno colpito, diciamo così, gli accenti di allarme sollevati dall'onorevole Gargani, che ci sollecita a creare addirittura un comitato di salute pubblica. E questo fatto mi colpisce perché proviene da un uomo politico che ha un percorso storico diverso dal nostro. Quindi se ci ritroviamo in questa situazione perché le nostre strade si incrociano, evidentemente c'è una grossa difficoltà istituzionale, c'è un grosso, diciamo così, pericolo che grava sulla Repubblica. Ora è chiaro che non è che si può andare dal notaio e fare un atto costitutivo di un comitato di salute pubblica. Dobbiamo diciamo così, costituirlo nei fatti attraverso l'impegno politico, attraverso iniziative rinnovate e partecipate. Quindi è molto importante lavorare sul tema dell'autonomia differenziata, e devo dire che grazie al lavoro straordinario che ha fatto Massimo Villone, insieme ad altri, insomma, ma soprattutto Massimo Villone, abbiamo degli strumenti per poter lavorare un po' dappertutto, insomma, sul territorio nazionale. Quindi da lunedì sarà scaricabile questo Instant Book, che insieme al libro che ha fatto Viesti, e sono, diciamo così, degli strumenti culturali di lavoro molto forti che noi possiamo utilizzare, anzi, diciamo così, dovremmo metterci d'accordo su questo, che nei territori dobbiamo sforzarci di fare delle iniziative di conoscenza, di partecipazione, e in queste iniziative confrontarci con le forze sociali e con le associazioni, con i sindacati. Quindi c'è questa disponibilità della CGIL, c'è la mobilitazione dei sindacati della scuola, c'è la mobilitazione dei sindacati dei medici. Quindi le forze sociali possiamo svolgere un'attività di stimolo per stimolare, diciamo, una reazione democratica delle forze sociali, e questo non lo può fare, diciamo, il centro. Lo deve fare ogni comitato, in ogni situazione, diciamo così, locale, territoriale. E non ci sono, diciamo, non è che ci sono indicazioni da dare. L'indicazione è quella: dobbiamo attivarci e fare crescere una mobilitazione, far crescere, diciamo così, la consapevolezza della densità di questi problemi e di come questi problemi, questa situazione incida, crei dei pericoli enormi sulla quello che è un valore supremo, che è l'unità della patria, parliamoci chiaro. Certo, poi ci sono tutta una serie di problemi, c'è il populismo penale, c'è la legislazione del nemico, la legislazione penale del nemico, l'identificazione dei migranti come nemici, ci sono tutta una serie di situazioni gravi, ci sono le riforme costituzionali che si inseriscono in questo contesto, anche se ci sono aspetti, diciamo così, non completamente negativi, ma vanno contestualizzate in questa situazione politica, e quindi anche su questo occorre che ci sia una mobilitazione, che ci sia innanzitutto una discussione profonda, perché attraverso, diciamo così, la discussione può crescere la coscienza, insomma, dei problemi, e possono crescere, diciamo così, difficoltà per le forze politiche che si sono inserite in questo cammino e magari senza neanche una piena coscienza di dove vogliono andare e di dove ci vogliono portare. Quindi se ci sono dissensi nei 5 Stelle, ben vengano. Se ci sono
ripensamenti nel Partito Democratico rispetto alle scelte che sono state fatte in passato e che ci hanno portato, diciamo così, a questa situazione, ben vengano, anzi dobbiamo cercare di favorirli. Insomma, abbiamo un grande lavoro da fare, importantissimo il tema Europa. Noi adesso diffondiamo questa nota che ha preparato il coordinamento per la democrazia costituzionale, è una nota frutto di un lavoro abbastanza complicato di sintesi, però penso che possa essere un buon strumento di lavoro anche per favorire un dialogo e un confronto con quelle forze politiche che parteciperanno poi alla campagna delle politiche europee. Io credo, non so se Alfonso Gianni è d'accordo, che potremmo organizzare un confronto sulla base di questa nota e chiedere di confrontarci con i soggetti politici che sono in campo e che in qualche modo vogliono portare una voce critica nel Parlamento europeo. Noi abbiamo bisogno, insomma, che ci sia nel Parlamento europeo una voce critica, perché le scelte che si fanno in Europa sono state, l'abbiamo visto, laceranti per il nostro Paese, sono state laceranti per l'Europa stessa, che rischia di implodere, come dimostra l'esperienza della Brexit. Ed è importante che un'indicazione di rinascita democratica parta dall'Europa, dalla nostra partecipazione a portare la democrazia in Europa. Quindi io credo che abbiamo tanto lavoro da fare e da parte nostra possiamo solo sforzarci di rafforzare un po' gli strumenti organizzativi, far funzionare di nuovo il sito che è stato un po' smantellato, bloccato, far circolare questi materiali, riprendere i contatti che abbiamo perduto con i comitati sul territorio, invitandoli a rinnovare l'impegno, a rinnovare la loro azione e quindi in questa prospettiva ci possiamo di lavoro e di resistenza e di speranza di un futuro migliore ci possiamo sciogliere per questa sera. Grazie a tutti.